Buonasera a tutti i visitatori di TechnoAndroid. Oggi andremo a vedere la recensione del gioco Rayman Fiesta Run, ovvero il secondo capitolo di Rayman per Android. Premendo play apparirà la mappa con tutti i livelli del gioco. Da quel che ci sembra è un po' più lunghetto, ovvero ci sono più livelli rispetto al capitolo precedente. E ora andremo a vedere nel dettaglio i livelli. Come possiamo vedere, lo stile del gioco è sempre lo stesso. Infatti, proprio per questo, rimane l'appellativo run nel titolo e dovremo, saltare e correre durante questi ambienti e catturare queste specie di libellule chiamate Loom. Gli ambienti ci ricordano un po', gli ambienti ed altre cose ci ricordano un po', Rayman per PS Vita, ma ovviamente il genere è diverso. Qui dobbiamo solo correre, cioè lui corre in automatico, dobbiamo solo saltare. Quello che abbiamo notato è che i livelli sono un po' brevi, ma può essere che andando nei livelli successivi, diciamo, diventano più lunghi. Questo è tutto. Ci sentiamo di consigliarlo se vi piace il genere. Mentre se non siete appassionati di questo genere, non conviene, diciamo, spendere poco più di 2 euro per acquistarlo. Questo è tutto, alla prossima. Ciao amici di TechnoAndroid.